Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, anche se con un po' di ritardo, parliamo dell'aggiornamento che c'è stato su Apex Legends, il primo aggiornamento della stagione 1. Il video arriva solo ora perché sono stato un po' impegnato, ma mi dispiaceva lasciare non trattato questo argomento. Vi ricordo subito di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, e senza perdere ulteriore tempo vi lascio subito al gameplay. Ci siamo, parliamo appunto dell'aggiornamento che c'è stato mercoledì sera verso le 19 se non erro. Aggiornamento dopo il quale tra l'altro c'è stato quel casino assurdo. Livelli resettati, tutte le stats scomparse e poi i server che sono andati giù. Per fortuna però si è risolto tutto. Si è trattato appunto del primo aggiornamento della stagione 1 che però non ha portato tutte queste novità. Sono infatti cambiate solo due cose. In primis è stata aggiunta la possibilità di mutare i compagni di squadra già dalla selezione delle leggende, senza dover aspettare che la partita inizi. Questa era un'aggiunta molto richiesta dalla community, utile soprattutto a contrastare quelli che da PC spammano sulla tastiera o che comunque urlano nel microfono. Infatti prima era necessario aspettare l'inizio della partita e quindi eri costretto a sentirti sti scemi sulle cuffie per almeno 1-2 minuti. Su questa modifica quindi non c'è molto da dire, è stata sicuramente una cosa ottima. E ora parliamo della seconda. È stata infatti aggiunta la possibilità di invitare nella lobby i giocatori con cui hai fatto l'ultima partita. E qui c'è qualcosa da dire, perché almeno per quello che ho riscontrato io finora, questa funzione non sta funzionando per nulla. Infatti ho provato ad utilizzarla un po' e a inviare gli inviti alle persone random con cui magari avevo vinto una partita, ma queste non sono mai entrate. E quando invece sono arrivati a me gli inviti, io provavo a partecipare, ma mi diceva sempre che l'invito non poteva più essere utilizzato, anche se era arrivato da pochissimi secondi. Quindi, secondo me, c'è qualcosa che non va con questa funzione. Io gioco da PS4, magari ditemi se siete su altre piattaforme, se per voi è differente, e se riuscite a sfruttare questi inviti. Comunque, sicuramente, almeno nelle intenzioni, questa novità è ottima. Se funzionasse, sarebbe ancora meglio. Ovviamente, se non ti interessa ricevere inviti dei giocatori casuali, c'è anche la possibilità di andare nella schermata social e disattivarla. E parliamo infine di una modifica che era stata implementata per sbaglio ed è stata attiva solo mercoledì sera, ossia la penalità per l'abbandono. Sempre con la patch di mercoledì, infatti, avevano aggiunto questa specie di punizione per chi quittava 3 partite in un breve lasso di tempo. Se quittavi quindi 3 partite prima di morire, ti veniva quindi bloccato il matchmaking per 5 minuti, ossia per 5 minuti non potevi più cercare altre partite. In verità questa penalità veniva data anche se eri già stato confermato, ma non era ancora finito il tuo tempo di recupero, quindi potevi quittare solo se la tua squadra era completamente morta, oppure se c'era qualcuno ancora in vita, il tuo banner non doveva più essere recuperabile. Gli sviluppatori però hanno rimosso questa funzione molto presto e hanno subito detto che non era loro intenzione implementarla con questo aggiornamento. Sfruttiamo il fatto che sia stata aggiunta per sbaglio per parlarne, visto che sicuramente a questo punto tornerà in futuro. L'idea è buona, ma secondo me aveva abbastanza problemi. Una cosa buona è che la penalità non veniva inflitta se quittavi quando la tua squadra non era completa, ossia se il match iniziava che eravate solamente in 2 o addirittura eri da solo, potevi quittare senza problemi. Però c'erano dei casi in cui la penalità veniva inflitta ingiustamente o comunque ti lasciava costretto a vivere un'esperienza di gioco negativa. Per esempio, non hanno preso in considerazione il caso in cui i compagni recuperino il tuo banner senza però poi volerti respawnare. E fidatevi che non è così raro, perché di gente che si mette a fare su e giù vicino al respawn beacon con il tuo banner in mano senza respawnarti se ne trova. E in questo caso, se quitti, il tuo abbandono viene contato valido per la penalità. Quindi ditemi cosa ne pensate voi. Secondo me come cosa è ottima. Soprattutto va a contrastare tutti quelli che quittano ancora prima che la partita inizi, e cioè nella schermata di selezione delle leggende, perché qualcun altro ha preso la sua preferita. Se giocate con i random, questa penalità andrà sicuramente a ridurre il numero di partite che sareste costretti a giocare in 2 o addirittura da soli, ed è una cosa buona senz'altro.
L'ultima cosa di cui andiamo a parlare è una modifica minore, che forse in pochi hanno notato, ma è cambiato il modo in cui viene attribuita l'XP a fine partita, e in particolare l'XP per il tempo di sopravvivenza. In passato, se tu venivi ucciso ma un tuo compagno di squadra rimaneva in vita, guadagnavi l'XP per il tempo di sopravvivenza in base a quando l'ultimo giocatore della squadra veniva ucciso. Quindi, di fatto, anche semplicemente facendo da spettatore, guadagnavi XP. E adesso la cosa è cambiata. Infatti, nella schermata dell'attribuzione degli XP, il tempo di sopravvivenza viene contato solo fino a quando tu non vieni ucciso. E questo va ovviamente ad allungare il tempo necessario a livellare il Battle Pass. Non cambia troppo, a dir la verità, ma ci tenevo comunque a farvi notare questa modifica. Abbiamo finito! Ditemi un po' cosa ne pensate di questo primo aggiornamento, se vi aspettavate qualcosa di più e se le modifiche che sono state apportate vi soddisfano. Magari ditemelo con un commento. Vi ricordo ancora di lasciare like e se non lo siete ancora di iscrivervi al canale. Ci vediamo presto, ciao ragazzi! Bella!